C'è una sola via per annunciare Gesù: seguire il Maestro, vivere come il Maestro. L'apostolato coincide con la vita stessa dell'apostolo. Sant'Agostino diceva ai cristiani del suo tempo: state attenti, quando la vostra lingua tace, la vita parla, ed è la vita che conta. Allora io non devo soltanto predicare il regno di Dio, ma devo essere immerso nel regno di Dio e devo manifestare il regno di Dio, cioè devo manifestare la vita nuova che Dio ha portato nel mondo. Questo è il compito del testimone. Cioè, io non devo soltanto predicare la povertà, ma devo essere povero, cioè libero dall'avidità e dalla smania di accumulare. Io non devo soltanto predicare la pace, io devo essere pacifico e pacificatore. Io non devo soltanto predicare la giustizia, io devo essere giusto e onesto. Io non devo soltanto predicare la speranza, ma essere testimone di speranza e di ottimismo. Il mondo deve scoprire il cristianesimo nella vita dei cristiani. Oggi è così. Poniamoci umilmente la domanda: io, tu, noi insieme siamo un argomento a favore di Gesù, come diceva Jacques Maritain, oppure siamo un ostacolo al suo Vangelo? Alessandro Pronzato, uno scrittore contemporaneo, ha fatto notare: chi non crede non si domanda se è esistito Cristo. Chi non crede si pone questa domanda: ma chi sono i cristiani? Pensate, nel 1931, dopo aver visitato l'Inghilterra e l'Europa, Gandhi esclamò, quando ho letto queste parole mi hanno colpito molto, esclamò: l'Europa è cristiana soltanto di nome. In Europa adorano il denaro, non Gesù Cristo. Era il 1931. Se ha ricavato questa impressione, vuol dire che qualcosa c'è che non va. Erich Stein, il grande martire del secolo scorso, ha aggiunto, dopo la sua conversione: finché il cristiano vive come tutti gli altri, non meraviglia nessuno, non turba le regole del gioco né il conformismo dell'ambiente, ma appena il cristiano vive la sua fede comincia a diventare un problema, stupisce, suscita problemi. Sì, noi con la nostra vita dobbiamo stupire, dobbiamo suscitare domande. Non solo, l'ascensione di Gesù al cielo è anche un richiamo a guardare in alto, a guardare al di là delle cose. Vidi cieli nuovi, una terra nuova, esclama San Giovanni. Così dobbiamo dire anche noi: il nostro apostolato è l'inizio di un regno, l'inizio di una vita nuova che continua per l'eternità, continua in paradiso. Oggi purtroppo, diceva Chapelli, dopo la sua conversione, si sta diffondendo una vera amnesia dell'eternità, una dimenticanza dell'eternità. Ma senza il pensiero del paradiso non si capisce più niente della vita. Pensate, nel 1534, e concludo, Tommaso Moro era il cancelliere del regno, primo collaboratore di Enrico VIII. Quando Enrico VIII, re d'Inghilterra, per un capriccio voleva a tutti i costi il divorzio dal Papa, il Papa giustamente gliel'ha negato: ma che divorzio mi lascio dare per un capriccio? Ebbene, Tommaso Moro si è opposto. Il re Enrico VIII l'ha mandato in prigione, l'ha condannato a morte, e pensate, e si è staccato dalla Chiesa Cattolica. L'Inghilterra si è staccata per un capriccio del re, per una cortigiana che poi ha ammazzato anche lei. Ebbene, Tommaso Moro dal carcere scrive alla figlia e dice: io prego Dio affinché vi renda tutti sereni nella speranza del cielo. Nostro Signore, mi mantenga costantemente sereno, fedele, limpido, perché io sto sulla porta del paradiso. Pensate quanta fede,
questa fede deve illuminare anche la nostra vita. Se l'ho dato Gesù Cristo.